Bene, a questo punto con le nostre categorie fatte, vedete a grandi linee abbiamo i pezzi più grandi, poi ve li dividete insomma come vi trovate meglio voi. Io divido anche i bulloni, i dadi e le rifarelle, ecco vedete qua. E poi inizio un preassemblaggio, ad esempio questa è la pedalina posteriore. Allora prendo la gomma posteriore che ho già pulito, vado a cercare all'interno il supporto, diciamo così, qui era già stato avvitato il dadino, poi ci sono i due supporti di ferro, insomma, che sostengono la gomma e vado a fare un preassemblaggio, vedete, di questi pezzi. Almeno non ci ritroviamo con il caos di tutto lo sbriciolamento, diciamo così, dei pezzi. Ecco, vedete, qui ci va una vite svasata, io ho trovato una vite svasata e ce la metto. Questo ci facilita le operazioni in quanto sono cose grossolane. Ecco, una pedalina è ben riconoscibile, i pezzi ce li ricordiamo anche senza andare a spulciare le foto e possiamo eliminare, vedete, per categorie, per esempio, questa è la corona posteriore, so che dietro ci vanno i fermi delle viti, insomma, diciamo così, li cerco tutti, così almeno vediamo anche cosa manca e cosa no. Ecco, e poi possiamo iniziare, vedete, io so, mi ricordavo che dietro ci andavano le viti a 7 e le posso già preassemblare in questa maniera qui, ecco. Poi andiamo a controllare volta a volta quello che ci dice anche l'esploso. Ecco, questo si va a memoria ed è giusto perché comunque insomma ci si allena, è bellino anche così, sembra di giocare alle Lego. Poi non è detto che come lo abbiamo trovato, vedete qui ci sono tutte le vite a 7, non è detto che come lo abbiamo trovato è come sia da manuale, quindi la cosa migliore è sempre avere gli esplosi, perché io non so, io magari l'ho trovato senza una riparella qui, ma magari in questo punto ci va una riparella spaccata. Ecco, insomma, questo è il procedimento del rimontaggio, si va per grandi categorie. Per esempio, qui io ho già messo insieme il perno del fuso anteriore, diciamo, il perno del mozzo anteriore. Ho messo i due cuscinetti in ordine, quelli che abbiamo preso schermati, diciamo così, la colonnetta centrale che consente di stringerli senza bloccarli, e il dado. E la solita cosa l'ho fatta per il posteriore. Ecco, ci sono i due cuscinetti, le riparelle, la colonnetta e questo è il cuscinetto del parastrappi. Ecco, così facendo ci ritroviamo il banco, vedete, con gli oggetti preassemblati e ci facilita l'operazione. Ecco, partiamo diciamo così, da vite e bulloni per arrivare a dei pezzi semi completi per poi rimontarli sull'interezza. E continuiamo. Ed ecco qua la scrambler completamente spezzettata su un tavolino. Ecco, qui vediamo le componenti del motore, i cuscinetti, le varie componenti del cambio, la bobina di accensione, la frizione, come vedete, parti del carburatore, l'impianto elettrico che abbiamo riguardato e tutte le rondelle e viti possibili e immaginabili. Io l'ho messe tutte in fila come soldatini perché è il mio sistema. Per esempio, se io ho bisogno di sapere quante viti da 20 mm ho, basta un colpo d'occhio e le vedo. Ecco, si perde un pochino di tempo da principio, però poi le operazioni di rimontaggio sono molto più semplici. Ecco, vedete i soffietti, le molle, ecco tutta la carrellata, cuscinetti nuovi, insomma, c'è un bel da fare. Come possiamo vedere da questa carrellata, appunto, i ricambi e i pezzi smontati stanno crescendo sul tavolo e insomma siamo prossimi, diciamo così, al rimontaggio appunto di tutta la moto. Ci sono ancora alcune lavorazioni da fare sul motore e
sulle altre componenti, comunque in linea di massima quasi tutto è pronto. Ecco qua sotto il tavolo ci sono anche tutte le lucidature pronte per quando avrò 5 minuti per stendere sopra tutto il lucido, almeno non si rovineranno da capo. Ecco, questa è la tecnica che uso io di solito, appunto, come avrò detto, questo è un pezzo, come vedete, classico portacuscinetto dell'albero a camme in testa. Come ho detto, in tanti si limitano a lucidarli e a rimontarli, però poi quando il metallo si comincia a riossidare perché il grasso, insomma, della pasta se ne va, ecco, non ci si può rifare ogni 3x2 a lucidare tutto. Quindi io stenderò una mano di trasparente, quello che si dà sulle vernici delle auto moderne e come veniva fatto anche allora su alcuni motocicli, come vedete qui l'ho fatto sull'Honda dopo aver, insomma, lucidato e smerigliato tutti i mozzi, poi ve la presenterò per bene. E ho steso, appunto, come vedete, una mano di trasparente, di modo che, appunto, siamo tranquilli contro i temporali e contro il sapone e l'acqua. Ed eccolo qua, non è ancora stato revisionato completamente tutto, però io non sto nella pelle e devo iniziare a rimontare qualcosa perché lo voglio cominciare a rivedere, tornare in vita. E quindi inizierò dal cavalletto, queste piccole cose che ho già pronte, e lo cominciamo a vedere ricomporre piano piano. Sono veramente emozionato perché è stato e è sempre un bel lavoro da fare, e quindi insomma via, iniziamo, bando alle ciance. Di grasso a rame, così almeno si sentono meno gli scricchioli, appunto. Probabilmente ora ci sarà un po' la vernice che stringe, quindi ho già dato una limata, insomma, per aiutare questa operazione, però si risco il perno. E le clip. Con il cavalletto possiamo quindi appoggiarlo per terra per la primissima volta. Rimuovo le protezioni delle filettature per la verniciatura. Ecco, i cuscinetti del manubrio e li vado a primo, che c'entra abbastanza bene, ma con il martellino di piombo che ci siamo costruiti appositamente lo andiamo a incassare.